Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete sono su FIFA 14 e qui con me c'è Camper. Beh ragazzi, qui Camper pronto ad asfaltare un novellino come Beastar che ha preso FIFA da pochissimo. Oggi come vedete facciamo il pronostico di Germania-Francia, queste due nazionali veramente forti in questo campionato mondiale. Sono letteralmente overpower. Valutazione FIFA 5 stelle, 86 attacco per il Camper, 83 per il centrocampo di Blizzard. Quindi le squadre sono forti, lo scarso sono io ragazzi, quindi vediamo un po' la partita come va. Calcio d'inizio, pronti, partenza, via! Ecco. Ho cambiato un po' di impostazioni, vediamo un po' se si riesce, siamo in notturna. È cominciata Beppe! Vai, corri! È cominciata Beppe! Cambio gioco e sbaglia tutto. Recupera Benzema. Oh, Griezmann, il mio pupillo. Chi è questo? Griezmann, questo qui è meglio distruggerlo che è troppo forte. Il mio pupillo Griezmann. È overpower quel giocatore. Eccolo, è partito. Dai, è partito. Qui. Dai che non la prende. Vai. Il primo? Guarda le finte. No. Recupera palla. Che lento che è a tirare. Grande prova al passaggio. Vai di prima. No, si è perso la palla. Ma è grande rubata e l'ha ripersa subito. Valbuena. Sei di finta tutti. Oh, pericolo. Guardiamo in mezzo chi c'è. Pericolo. Benzema. No. Benzema, cosa ha sbagliato? Come fa a tirare di testa? È partito Griezmann. Attenzione. Se ne fa fuori dai, uno. In mezzo a due. Ma come fa in mezzo a tre. Dai, cambia giocatore. Oh, sto FIFA 14 qui. Poi la palla rimbalza come se fosse sul cemento al posto che l'erba. Matuidi, sbomba! A 30 metri. Ancora angolo? Non ho ancora fatto un angolo io. Non sono neanche... Benzema! Metà campo pericolo. Ora Neuer. Chi è questo? Pogba contro Hummels. Pogba. Attenzione, 2 contro 1 e ci passa. E passa in mezzo. Pogba! Pericolo. Vai Neuer. Guardati che tacco. No. Vai ancora! Tira da dentro! Basta! Una muraglia è la mia difesa! Ma cos'è? Vai, rilancio Super Müller! Grande c'hai, stop c'hai di Müller! La difesa con gli steroidi! Vai, riprende la palla anche! E fa uno stop bruttissimo! Ci impiega un anno e mezzo a girarsi! Ma sì, il lag rende tutto più emozionante! Ma non penso! Via, varrà come... Vai giù dall'altra! Vai, giralo! Che skill! Bomba! Dai, ultima azione e non c'è. Io sono d'accordo. Arbitro fischia. No, ultima azione. Vai, passaggio filtrante e non va. Caballé. E non va. Ma no, perché sera non si propone Benzema? Ma cosa fa quello? Che ha fatto? Che ha fischiato? Che ho fatto? Che roba, una testata. Intanto c'è, cioè, è mezz'ora che è il 45esimo. Ah, sì, infatti. Le squadre vanno a riposarsi finalmente sullo 0-0. Tutti a bere un tè caldo, Fabio. Ricomincia. Siamo al secondo tempo. Le squadre si sono rifocillate. Che cavolo fa quello, Zila? Ha tirato un siluro di esterno. Che cosa ha fatto? Vai, anticipa tutti. Skill. Guarda qui che skill. Si scarta anche da solo. Attenzione, fermate. Mia, tutto di prima. In mezzo. No, intercettata. Vai. Credici sempre. Grande prova. Beh sì, poi è partito. Stop, ci è partito Griezmann. No. Fermato. Per fortuna la minaccia è stata subito fermata. Vai, corri Ozil, corri. Griezmann. Le skill, questo lo ariamo giù, lo tiriamo sotto, prendiamo no, rosso. Come no. l'hai presa quella palla? Cambio gioco. Vai su, corri Müller, devi essere sempre in attacco. Questa la prendiamo domani mattina. Finora una partita abbastanza pulita, senza cartellini. E appena detto là è morto un mio umetto. Vai per Griezmann, di testa, non ci arriva. Vai, che lag, sembra di essere in Matrix. Vai, alzati, si è bloccato tutto. È esploso tutto. Sta esplodendo tutto. Che è successo, madonna. Bomba dall'esterno. E non c'è. Marato. Distrutto.
Non ci siamo. Giallo, qua, sì, antisportivo fuori. Calcio di punizione molto pericoloso. Müller infortunato. Griezmann! Dai, sulla barriera! Uno. Non si riesce a fare un passaggio, veramente. Fuori gioco, fuori gioco. Ma non è fuori gioco. Tira dentro per Benzema. Da vedere alla Moviola questo gol fasullo. Benzema! Era in fuori gioco, spudorato. Non è vero. Non è vero, sono bugie. C'era tutta la difesa che si era fermata. Sono bugie. Un gol da rivedere alla Moviola. L'ha messa il kebabaro Karim. Con la difesa assente. Ma che cross ha messo Matuidi. Un colpo di testa sotto il 7, imprendibile. E all'83esimo ha segnato la Francia. Come al solito, mi segnano sempre all'85esimo, 80esimo. Bisognava rompere quel muro. Le skill, le skill, attenzione, attenzione. Però non quel passaggio, doveva darla al... e si mangia un avversario. Che passaggio filtrante, in mezzo a due, non c'è. Vai Griezmann, tutto su di te. No, mi gioco la schedina su Griezmann. Tuffato. Mi gioco la schedina su Griezmann. Quello lì pensava di essere ai tuffi in piscina. No, vai, ma cosa fischi? Arbitro venduto. Sembra giusto, anche un cartellino ci stava. Guarda che fallazzo. Ma è alto 1,70 m, il tuo è alto 2 metri. Siamo al 90esimo. 4 minuti di recupero, tutto in favore mio. C'è la possibilità di pareggiare. Rubiamo la palla. Dai, 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 di testa. Vai Gozze, credici. Vai il suo. L'altra. Ma cosa fa Boateng? Lascia da solo. Attenzione, Griezmann. Pericolo, pericolo, pericolo. E lo ferma. È finita, 90esimo. Francia 1, Germania 0. Con gol all'83esimo di Karim Benzema. Quindi ragazzi, questo pronostico è finito. Come vedete, la Francia ha vinto. Scrivete voi nei commenti cosa ne pensate. Se anche secondo voi la Francia vincerà questo scontro diretto. Ringrazio Camper per essere stato qui con me. Grazie a te Beastard, sempre un piacere. E niente ragazzi, qua da Beastard per oggi è tutto. Vi ricordo come al solito lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, alla pagina Facebook. Trovate in descrizione anche il link del canale di Camper, di Anub Channel. Quindi ragazzi, qua da Beastard è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video.